Sì, fortuna, un piacere, un onore, dopo tanti anni, inaspettata soprattutto, però sono molto felice, insomma, dopo 7 anni tornare a frequentare questo ambiente. Ho ritrovato tanti amici, tanti conoscenti, molto felice. L'ultima esperienza erano state le Olimpiadi di Pechino, se non sbaglio. Sì. Luci ed ombre, comunque sia un quarto posto che significava molto per quell'Italia che veniva da un biennio non felicissimo. Sì, anche un po' difficile, no? Come Olimpiade per me personalmente, ma anche un po' per i miei compagni, con Fei che aveva problemi alla caviglia. Insomma, non è stata semplice. Un quarto posto penso che alla fine fosse il massimo di quello che si poteva ottenere. Dunque, un ricordo comunque bellissimo, al di là di tutto, partecipare all'Olimpiade è sempre per uno sportivo una grande soddisfazione. Da Pechino 2008, adesso stiamo già lavorando per Rio 2016. Questi 2 giorni sono serviti a vedere tanti ragazzi di qualità che si stanno affacciando a livello medio-alto in Italia. Che sensazione ci hai avuto? Ma in un giorno e mezzo non puoi comunque non avere le idee. Ho visto molta disponibilità da parte dei ragazzi, molta voglia di fare, già questa è una buona base di partenza. Però siamo all'inizio, come dicevi tu, insomma, c'è tanta strada ancora da fare, tanto lavoro da affrontare. L'importante è farlo con la giusta attenzione, con il giusto entusiasmo, con la giusta volontà.